tanto e chi niente, che a volte non sa. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e lo fa. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che ama la gente, sicura che niente insieme ci fermerà. Gente magnifica, gente di questa città. Ci sta tutta la magnifica gente, c'è chi aiuta in cambio non chiede niente. Siamo tutta la magnifica gente di questa città. Gente magnifica gente, vicina e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che vede, che sente, che lotta da sempre, sempre con onestà. Gente magnifica, gente di questa città. Ci sta tutta la magnifica gente, c'è chi aiuta in cambio non chiede niente. Siamo tutta la magnifica gente di questa città. Gente magnifica gente, sicura che niente adesso ci fermerà. Via Potenza, comitato elettorale che si inaugura questa sera per Francesco Foggia e Maria Randazzo. Ricordiamo, due candidati consiglieri per la lista Insieme Si Può, lista che fa capo alla candidatura a sindaco di Mazara del Vallo di Vito Torrente per le prossime amministrative del 25 maggio 2014. Siamo con il candidato a consiglio comunale Francesco Foggia. Allora, un bagno di folla in un posto dove tu sei cresciuto, in un posto pieno di gente che ti vuole bene. Se la politica del fare porta comunque tanta gente, allora significa comunque, allora vuol dire che il mio modo di fare politica è servito a questa città e quindi sono stato attenzionato in maniera positiva. Certo, in un momento dove la gente di Mazara del Vallo è veramente disagiata, in un periodo dove magari c'è un distacco tra il votante e il politico, questo secondo me ci deve fare riflettere. Vuol dire che il sottoscritto ha lavorato nell'interesse della collettività e che il mio messaggio politico, che è quello sicuramente di attenzionare le problematiche dei quartieri, ma non solo, anche le problematiche quotidiane che hanno i nostri concittadini, sicuramente vuol dire che questo messaggio sta passando per le vie della città. Vedete, io del mio percorso politico non mi rimprovero niente, perché ho dato il massimo. Forse con la mia umiltà dico che ho fatto più di qualche assessore, di qualche amministratore, ma lo dico perché lo dimostrano i fatti. Ci sono gli articoli anche dietro le tue spalle che comunque rappresentano comunque la verità. Io dico semplicemente che Francesco Foggia si candiderà nell'interesse comunque di portare avanti sempre quella politica del fare, del fare fare. Io amo la mia città, l'ho dimostrato, nel mio slogan ho messo "io la amo e tu". Certo, il mio futuro politico adesso è in mano ai cittadini mazzaresi. Io non sarò un illusionista e non sono un grande artista, ma sono una persona umile che ama la mia città, sono una persona umile che ama i cittadini mazzaresi. Io mi ricordo di essere cresciuto in questo quartiere, che è il quartiere della Via Potenza. Certo, questa non è l'unica sezione che io aprirò. E sabato sarà aperta pure un altro comitato a Borgata Costiera, che è anche lì dove io comunque ho incentrato molto la mia politica attiva, come l'ho fatta pure a Mazara 2, come è stata fatta pure al Villaggio Pescatore. Ma attenzione, ci sono le testimonianze degli articoli, non sono così che io mi invento. Detto e fatto, ci sono proposte, ci sono istanze. Io naturalmente stasera devo dire che sono contento, perché vuol dire che la
oggi, se la gente ha risposto in massa, un motivo c'è. Certo, arriveranno qui a chiedere molti candidati il consenso, sono convinto che gli apriranno i porti come è giusto fare, però non so se alla fine saranno ricambiate, perché in Villesco Foggia hanno trovato una persona e le ha ascoltate. Io il mio telefono l'ho mantenuto aperto 24 ore su 24, vi posso garantire che ho sempre risposto, e quando non ho potuto comunque ho cercato di richiamarli io, e quando c'è stato un problema ho cercato di risolvere, e quando non ho potuto perché magari non c'è stata la possibilità, ma vi posso garantire che c'è stato il massimo impegno, e questo voglio continuare a fare. Naturalmente ho bisogno di cittadini mazzaresi, sono candidato al consiglio comunale perché sono convinto che posso ancora dire la mia. Naturalmente ho bisogno che i cittadini mazzaresi mi diano fiducia a me e diano fiducia anche al candidato sindaco, che è Vito Torrente. Lui dice che io ho sposato il suo progetto, secondo me è lui che ha sposato anche le mie proposte nel suo progetto elettorale. Fra i fiori all'occhiello del tuo operato svolto fin qui, i cantieri scuola e la posizione da ausiliare del traffico che avevi annunciato prima, ecco, quali altre opportunità di lavoro si possono creare? Io dico semplicemente che i cantieri di lavoro a Mazzarate sono fatti dopo 14 anni, è stata la prima interrogazione fatta nel 2009, perché si era passati comunque, diciamo, dalla frase elettorale, qualcuno comunque aveva perso di vista le proposte, le possibilità che c'erano dalla regione Sicilia. Io attraverso un'interrogazione ho chiamato l'attenzione, allora il sindaco mi ha risposto che era proprio intenzione dell'amministrazione ad adoperarsi, e da lì in poi hanno presentato i progetti, e da lì poi si sono realizzate comunque delle opere pubbliche importanti, come delle strade asfaltate, ma non solo, abbiamo dato opportunità a 150 pari di famiglia per 3 mesi di dare un pochettino di dignità, perché hanno avuto comunque uno stipendio che hanno garantito di portare la loro famiglia alla fine del mese. Per quanto riguarda le ausilie al traffico della sosta, manca solo la volontà politica, perché avevo fatto un'interrogazione allora al signor Zummo e al sindaco, dove diceva che queste figure a Mazzara sono di fondamentale importanza. Avevo detto di realizzare un corso con l'ente di formazione, X, e poi l'amministrazione aveva detto che si sarebbero adoperate. Non ci si è potuto riuscire, ma subito dopo essere rieletto, e spero che sarà così, mi muoverò a tal proposito, perché la città ha bisogno di sicurezza. Quindi è giusto che il vigile urbano, la polizia municipale si occupa di garantire la sicurezza ai nostri cittadini, e che usi il traffico della sosta si occupano comunque di fare parcheggiare le macchine con un certo ordine nella città di Mazzara del Vallo. Sicuramente non saranno solo queste le proposte, altre proposte ci saranno, che sono quelle di cercare di mantenere più pulita la città di Mazzara del Vallo. Io dico semplicemente che gli operai del comune sono ormai ridotti al lumicino, sono pochissimi, e spesso qualcuno è sempre in malattia, e attraverso delle cooperative si possono comunque realizzare, mantenere e curare e prendersi la cura dell'ambiente, magari creando 5-6 cooperative e distribuirle per l'intera città di Mazzara del Vallo. Con pochi soldi, sono convinto, danno dei piccoli contributi, sono convinto che si possono comunque attenzionare questo tipo di problematica, cioè la cura dell'ambiente, che è quello che comunque io ho fatto e altri consiglieri comunali come il consigliere Pecunia ha portato avanti in questi anni. Sono persone che teniamo all'ambiente perché siamo contro l'inquinamento, e chi vi parla sa di cosa parla, visto e considerato che in passato ha sofferto una grave patologia che ha superato, e che ringrazio Dio se sono ancora qui presente. Candidato a sindaco Vito Torrente, se tutti i suoi candidati portano questo bagno di folla, allora sarà più sicuro vincere al primo turno, come aveva anticipato. Noi ci proponiamo non per vincere al primo turno, ma ci proponiamo per vincere. Diciamo che tutte le nostre sezioni sono piene di cittadini che vogliono capire un pochettino il nostro programma, il nostro progetto politico. Io sono felice oggi, e credo che c'è ormai un insistente entusiasmo da parte dei cittadini, e questo mi rende felice di arrivare a raggiungere l'obiettivo fra 15 giorni. Domenica alle 19, comizio in piazza Mocarta, se ci può anticipare qualcosa. Ma non c'è niente di anticipare, io invito i cittadini mazzaresi a partecipare, perché domenica inizieremo a spiegare il nostro programma elettorale. Benvenuti, ben ritrovati cittadini mazzaresi, e con grande fierezza che stasera mi trovo qui in uno dei quartieri popolari forse più bistrattato di questa nostra amata città. Parlo di via Potenza, ma sono contento perché nell'essere qui tra di voi ricordo la mia infanzia in uno dei quartieri più popolari di Palermo, Cardillo, dove mio padre iniziò la sua carriera da medico
al servizio della gente e lottando per la salute della gente quotidianamente. Per me quindi trovarmi qui in Via Potenza stasera è un motivo di grande gioia. Ma voglio aggiungere che ci sono anche altri aspetti importanti da mettere in evidenza in questa campagna elettorale. Quanta gente c'è stasera in questa apertura inaugurale della sezione di Ciccio Foggia, al quale vorrei tributare un grande applauso per quella che è stata la sua attività consiliare in questa nostra mazzara, e soprattutto perché su tutti e contro tutti ha fatto una scelta di campo, ha deciso con il suo elettorato di appoggiare la candidatura a sindaco di Vito Torrente. Prima di iniziare questa introduzione ho dato uno sguardo veloce ad una rassegna stampa che rimane dinanzi agli occhi di tutti e che praticamente va ad evidenziare quello che è stato il lavoro di Ciccio Foggia: ospedale, rete idrica, acqua che ha portato in questo vostro quartiere. Ciccio Foggia è uno che ha lottato per voi, per i figli di questo quartiere, di Via Potenza. E chi può avere questo vanto? Chi lo può avere? Continuano a vendere solo vasetti, scatole cinesi vuote, non c'è costruzione di alcun progetto, sono dei parolai fortunati, sono persone arroganti. Noi contro l'arroganza e la prepotenza manifestiamo la nostra invece grande umiltà. Essere umili nella vita vuol dire essere pieni di sé e orgogliosi di noi stessi. Qui abbiamo i nostri due assessori designati, la terza, la più giovane, è in giro che cerca consensi, ma Anna Certa e Giusy Bocina sono reduci ovviamente da altri movimenti elettorali. La verità è una sola, che ci spostiamo con il sindaco Torrente tappa dopo tappa e troviamo tutte le sezioni della nostra città stracolme, stracolme. Ve lo dico non per essere presuntuoso o per autoincensare quello che è il nostro gruppo di lavoro, che non mi stancherò mai di elogiare, ma ve lo dico perché le ore trascorrono, ci avviciniamo all'ora X e mi convinco sempre più che la nostra vittoria potrà essere al primo turno, al primo turno. E allora ci sarà Ciccio che avrà cose importanti da dire. Mi è piaciuto anche lo slogan: lui ama Mazzara, ama i quartieri popolari di questa città. Si è speso per essere un consigliere comunale cosiddetto di periferia, ma lui è umile come lo siamo noi. E anche l'altro slogan: per superare la crisi insieme, un passo alla volta, di Maria Randazzo. Voi sapete che la nuova legge elettorale prevede l'accoppiamento uomo-donna. Ed allora, visto che qui tra di noi c'è il nostro, dico il nostro, o meglio il vostro e di tutti noi, sindaco Vito Torrente, vorrei cedere a lui la parola volentieri. Lo vedo emozionato, lo vedo commosso. Passano le ore e più Vito si commuove, perché questa grande gente attorno a lui è la sua vera forza. Gli altri potranno dire tutto quello che vogliono, però la realtà è questa, e dinanzi ai numeri c'è poco da scherzare, c'è solo da riflettere, da meditare, perché tutti noi sogniamo una Mazzara diversa, una Mazzara che possa dare uno sviluppo nuovo, una linfa nuova anche da un punto di vista economico per la crisi che ci attanaglia. E chi meglio di lui, figlio di questa città, vuole cambiare certe regole? A voi Vito Torrente. Grazie Franco, grazie a tutti voi che questa sera siete qui numerosi, numerosi per l'apertura di questa sede. E io per la prima volta sono emozionato, è già una settimana
che apriamo nuove sezioni. Abbiamo aperto 12 sezioni, questa è la 13ª sezione, perché io me li conto tutte le sezioni che apriamo. Sono orgoglioso che Francesco Foggia fa parte del nostro progetto, ma non orgoglioso, infatti il mio parlare è molto, scusate, è molto sentito, perché con Francesco Foggia ormai è un percorso che dura da un anno. Insieme abbiamo scritto e riscritto il programma, insieme abbiamo cercato di analizzare tutto quello che serve all'interno dei quartieri, insieme abbiamo parlato delle donne della nostra città, insieme abbiamo parlato dei bambini della nostra città, perché è un'idea sua, è un'idea anche nostra, che vogliamo una città a misura di bambino. L'ha detto lui, l'abbiamo sposato noi e fa parte del nostro programma in questo quartiere importante della nostra città, che viene attenzionato da questo progetto, da questo programma. Io sono uno di quelli che nella via Potenza ho realizzato un parco giochi che capisco che è un piccolo parco giochi, che quando l'abbiamo realizzato solo ed esclusivamente perché in quel luogo lì qualcuno aveva indicato la realizzazione di una raccolta rifiuti. Io ho detto in quel periodo no, abbiamo realizzato un parco giochi che va migliorato. Questo ha detto Francesco Foggia, di Vito, una delle prime cose che dobbiamo fare, rafforzare e migliorare questo parco giochi che c'è in via Potenza. E per questo dico, sono emozionato per il suo valore. Oggi noi iniziamo questa campagna elettorale e il nostro è una rivoluzione culturale. Detto da me può sembrare una cosa fuori dal normale, perché noi da oggi non ci sarà la politica delle parole, ma ci sarà la politica dei fatti. Chi conosce la mia storia sa, e oggi insieme ai due consiglieri comunali inizieremo questo programma e questo percorso. Io devo dirvi una cosa importante, qual è? I consiglieri comunali sono la parte importante di un progetto, di un programma politico. Chi li cerca di non prenderli nella giusta considerazione, noi lo sappiamo che questa amministrazione passata non ha fatto altro che boicottare consiglieri comunali, ma lui con la sua grande determinazione, con la sua capacità, ha cercato di difendere i quartieri ed è stato propositivo nella via Potenza, nella zona costiera, a Mazzara 2 e anche nella zona Trasmazzola e tanti altri quartieri. È stato Ciccio Foggia che si è differenziato da tanti altri consiglieri comunali ed è stato molto determinato nel suo modo di agire e di fare politica. Lui è come me, conosce la politica del fare, non la politica delle parole, perché le parole alla fine finiscono e vanno e si eliminano, però la politica del fare alla fine noi possiamo vedere le cose o le problematiche che hanno i quartieri. La nostra politica, e ve la voglio un pochettino spiegare semplicemente, perché è una politica semplice quella che vogliamo realizzare, che parte dal nostro comune, e la prima cosa che vogliamo fare è avvicinare i cittadini mazzaresi alla vita amministrativa comunale. Vogliamo iniziare quel percorso di comunicazione che serve
per cercare insieme a voi e farvi capire quali possono essere i percorsi di sviluppo che saranno messi in campo dall'amministrazione Torrente insieme ai consiglieri comunali. Perché la prima cosa che dobbiamo fare è cambiare le regole, snellire la burocrazia, dare la possibilità ai cittadini e alle aziende della nostra città stimolarli e sostenerle, sostenere le nostre famiglie che hanno un grandissimo disagio in questo periodo, o diciamo che ormai non è un periodo da poco, ormai è da 3 anni, 4 anni che nella nostra città c'è una crisi non indifferente, che vi dico che si è fermata e si è bloccata a Mazara del Vallo, ma le città limitrofe sono partite perché loro hanno messo in campo una vera idea progettuale per svilupparsi. Quali sono, diciamo, gli assi portanti dello sviluppo del territorio? Noi ne avevamo due: la prima era la marineria, la seconda era l'agricoltura. Oggi viene meno l'agricoltura e viene meno la marineria, perciò puntare su questi due settori ormai non è più semplice e facile. Però devo dire una cosa a voi: io voglio amministrare con grande serenità e facilità. Per me tutto quello che per gli altri può essere difficile, per me non è difficile. Non perché mi sento superiore agli altri, no, perché il nostro progetto è fatto di persone che hanno la voglia e la volontà di lavorare per la città. Io ho fatto 4 anni l'assessore ai lavori pubblici nella mia città e io non mi sento molto diverso dagli altri, però mi so assumere le responsabilità, perciò inizierò passo passo, iniziando dalle piccole cose, dai piccoli servizi, alle cose importanti che noi dobbiamo iniziare a fare nella nostra città. Quando vi parlo di cose importanti e di cose importanti ne faremo, vi coinvolgerò sui progetti di sviluppo che vogliamo realizzare nella nostra città. Si parla di la realizzazione di un porticciolo turistico nella nostra città. C'è chi parla della realizzazione di un porticciolo naturale all'interno del fiume Mazzaro. C'è un'altra parte di cittadini mazzaresi che vogliono la realizzazione di un porticciolo turistico nel nostro lungomare. Sarete voi a scegliere il miglior progetto che vogliamo iniziare a fare nel nostro territorio. Sarete voi a decidere le opere importanti di sviluppo che devono cambiare il volto della città di Mazara del Vallo. C'è qualcuno che dice che noi saremo Mazara Capitale. Prima diceva che era piccola capitale, ora dice che è capitale. Io purtroppo devo dire che noi viviamo in una città bellissima, che è la città di Mazara del Vallo, ma devo dire che noi la capitale l'abbiamo a Roma. C'è chi dice che è la capitale del Mediterraneo, ma io vi devo dire che purtroppo la nostra città una volta era la capitale del Mediterraneo, per 20 anni è rimasta la capitale del Mediterraneo, però tanti che si sono arricchiti politicamente puntando sulla pesca, oggi la pesca è quella che è e non dobbiamo fare altro che noi, Ciccio Foggia, tu, io, l'amministrazione, trovare quell'idea innovativa insieme agli stessi operatori del settore, perché insieme a loro possiamo trovare quella via giusta che serve per risviluppare la pesca. C'è chi dice che noi non possiamo mai più rilanciare la pesca perché c'è un problema del costo del gasolio, ed è vero. Domani noi a mezzogiorno, alle 12:30, verrà il vice ministro Nencini, dove proporremo tutto quello che è possibile fare per rilanciare la pesca nella nostra città. Una cosa importante, vedete, la sopraelevata, quando è nata quell'idea progettuale di realizzare la sopraelevata che dall'autostrada portasse al porto, era stata fatta, ideata e progettata
per far diventare il porto della città di Mazara del Vallo un porto commerciale. C'è qualcuno che oggi dice che ha tagliato il nastro ed è quello che ha realizzato quella sopravvivenza. Io vi devo dire che ricordo nel 2004 ho preso quel progetto, lo abbiamo messo in campo, l'abbiamo realizzato il progetto esecutivo, l'abbiamo portato all'ANAS, poi il ministro Di Pietro l'ha finanziato. Io mi aspettavo che questa amministrazione non facesse altro che, una volta che si sono innescati i meccanismi di lavoro per la realizzazione della sopraelevata, qualcuno iniziasse quel progetto per cambiare il porto della città di Mazara del Vallo, rendendolo pure un porto commerciale, perché l'inizio era la sopraelevata, ma era legata al porto commerciale. Io vi devo dire che noi abbiamo un piano regolatore del porto che è fermo a 40 anni fa. Noi abbiamo un piano regolatore che questa amministrazione aveva preso l'impegno la rivisitazione del piano regolatore nell'individuazione delle aree di sviluppo per rilanciare l'economia locale, perché noi abbiamo bisogno di una calamita per le aziende, dobbiamo individuare le aree importanti per lo sviluppo, le aree importanti che possano essere nell'ambito turistico. Noi dobbiamo iniziare a parlare queste lingue. Io non voglio parlare la lingua italiana, voglio parlare la lingua dell'agricoltore, voglio parlare la lingua del turista. Queste sono le lingue che dobbiamo parlare. Noi vogliamo parlare la lingua dei pescatori, ma la lingua vera che possa rilanciare anche in un modo diverso, anche realizzando la pesca turismo, fare una pesca diversa, perché i costi del gasolio non ci permettono più di fare questo tipo di pesca nel Mediterraneo, perché purtroppo anche la politica europea non ha fatto altro che ridurre nel Mediterraneo le zone di pesca, hanno agevolato solo i paesi riveraschi, ma Tunisia e Libia, lì ora è la capitale del Mediterraneo della pesca, non siamo più noi. Di chi è la colpa? Noi abbiamo fatto una scelta. Qual è la scelta che abbiamo fatto noi? Noi, se voi guardate, abbiamo 5 liste civiche, potevamo tranquillamente aderire all'interno di un partito politico e presentarci con quel partito politico con un progetto all'interno dei partiti. Noi abbiamo detto no, perché vogliamo punire i partiti di destra e i partiti di sinistra, perché sono i responsabili primari di tutto quello che sta succedendo nella nostra città, perché nessun partito e nessun politico ha mai puntato nella città di Mazara del Vallo. Qui nessuno ha messo in campo delle politiche di sviluppo, qui nessuno ha mai guardato le famiglie e i disagi che hanno le famiglie. C'è chi mi critica dicendo: Vito Torrente, l'imprenditore, sta promettendo posti di lavoro a chiunque. No, io dico oggi scindete le due cose. Io sono il sindaco della città e sarò quello che insieme al Consiglio Comunale, insieme a Ciccio Foggia, cercherà di darvi le giuste indicazioni che serviranno ai nostri giovani, alle nostre donne e alle nostre famiglie. Dico ai giovani: voi non pensate di oggi essere pronti a darci il voto? A me non serve solo il voto, a me serve la vostra partecipazione. Infatti vi ho detto che aprirò le porte del comune e voglio iniziare a comunicare con voi, a spiegarvi, a indicarvi tutte le varie progettualità che questa amministrazione vuole mettere in campo. Perciò io già invito i giovani non a delegarci per le cose che voglio, perché oggi possiamo dire la qualsiasi cosa, possiamo dire che cambieremo la città o il volto della città per il lungo e il largo, ma sono sempre parole. Allora voi ci dovete oggi delegare, ma poi partecipare come parte attiva alla vita politica. Io vi apro le porte a voi giovani che dovete partecipare come parte attiva, perché tutte le varie progettualità
che io insieme ai consiglieri comunali vi dico che sono importanti i consiglieri comunali per cambiare le regole della vita civile della città di Maseru del Vallo. Un applauso a mio compare Ciccio, scusa che lo dico in siciliano, e alla nostra coraggiosa giovane donna che oggi si propone, perché vi dico, oggi proporsi ad una candidatura non è una cosa semplice. Oggi, per la critica che c'è in un territorio come, e per le esigenze che ha il territorio, giustamente candidarsi è da coraggiosi, e per questo dobbiamo fare un altro applauso alla quota rosa di questo progetto. Noi, per non fare un torto a nessuno, abbiamo puntato 15 uomini e 15 donne. Mi auguro che nel votare riusciamo a portare in consiglio comunale 15 uomini e 15 donne. Io nella mia giunta ho puntato su 3 donne, perché ho collaborato tanto con le donne all'interno di un'amministrazione, e vi dico che le donne sono molto determinate, hanno politicamente parlando una pulizia mentale che noi uomini, i politici, diciamo che già abbiamo amministrato la città, ormai non l'abbiamo più questa pulizia mentale, perciò voglio partire da loro con questa pulizia mentale che hanno loro insieme a me in questo progetto innovativo. E quando vi dico rivoluzionario culturalmente parlando, lo sai perché ve lo dico? Perché non è la mia cultura che deve cambiare, ma è la cultura di ognuno di noi. Oggi nessuno di voi deve più pensare, ognuno di voi non deve più pensare che nel dare il voto quale interesse di natura personale ne potete trarre. Voi invece dovete votare pensando che questo sia un ottimo progetto, un ottimo programma, e qui ci sono delle persone che hanno qualità e grande determinazione. Dovete voi votare acquisendo la cultura del collettivo, perché fino a che voi pensate che ne potete trarre un vantaggio, oggi votare Franco Foggia o votare Vito Torrente, non è cambiata la cultura vostra e neanche cambierà la mia, perché sono legato alle vostre esigenze. Invece è importante questa rivoluzione culturale che io la sto mettendo in campo come idea. Voglio che voi la cambiate, iniziate a guardare il vostro territorio, a guardare la vostra città, che l'amate tanto quanto l'amo io, o forse anche di più, più l'amate voi e più mi date la possibilità di amarla. Perciò iniziamo ad acquisire noi politici la cultura del servizio, noi consiglieri comunali ad acquisire la cultura del servizio, e all'interno i dipendenti comunali fate tutto per fargli acquisire quella cultura del servizio che servirà a dare i servizi giusti ai cittadini mazzaresi. Non vi dovete più sentire soli. Oggi c'è un bellissimo progetto, un bellissimo programma dove io mi assumo tutte le responsabilità, non da politico ma da padre di famiglia, perché entreremo nelle politiche sociali che nessuno ha mai guardato. Anzi, devo farvi un appunto. Anzi, vi devo fare un appunto. Domenica ho letto il giornale e ho visto che c'è il comune di Mazara che ha un debito di 600.000 euro nei confronti della regione, e perciò saranno risorse in meno che arrivano nella città di Maseru del Vallo e che dovevano essere impiegate nelle politiche sociali. Perciò io vi dico che chi ha amministrato fino ad oggi, e vi parlo, ve l'ho detto poco fa, credo, spero che non l'abbia detto nell'altra riunione, noi abbiamo con il lato rifiuti 20 milioni di euro di debiti. Perciò se si innesca questo meccanismo e non abbiamo la forza politica per far sanare il debito del lato rifiuti, noi ci ritroveremo, e io ve lo dico, lo sapete perché, non vorrei che domani ci sarà questa patata bollente che ci lascia il nostro caro sindaco e le responsabilità dovessero ricadere o su Torrente o ai consiglieri comunali. Vi dico che questo ci lascia in eredità 20 milioni di euro di debiti, più questi 500.000 euro che devono servire, e noi faremo di tutto per farceli dare, che serviranno per le politiche sociali
e per il sostegno delle nostre famiglie. Ve lo sto accennando per dirvi che questa amministrazione, per poter pareggiare, perché quando si amministra si parte da un bilancio, il bilancio del comune di Mazara del Vallo, come degli altri comuni, è lo strumento più importante. Vedete, lui per 2 anni, il primo anno per mettere il bilancio a posto, lo sapete che cosa ha fatto? Si è venduto i loculi del cimitero, ma i loculi cittadini non ce l'hanno perché lui poi alla fine non li ha realizzati. Perciò questa è una cambiale che la nuova amministrazione deve pagare ai cittadini, che è giusto che si vanno a realizzare quei loculi, e lui già ha messo in cassaforte i soldi per pareggiare il bilancio 2 anni fa. Quest'anno lo sapete cosa ha fatto? Ha aumentato tutti i tributi. Magari a voi qualcosa ancora non è arrivata, ma vi dico che ha aumentato l'acqua, ha aumentato l'addizionale IRPEF, che magari chi è impiegato lo sa, chi non lo è non lo sa. Magari ci sono ormai tanti disoccupati e non se ne accorgono di questa addizionale IRPEF, ma lui l'ha aumentata. La tassa rifiuti è aumentata e lui ancora non l'ha mandata, l'ha bloccata prima della campagna elettorale. Il 2012 gli deve arrivare con un aumento del 30%. Voi avete pagato l'acconto del 2013, non avete pagato ancora la parte finale del 2013. Non vorrei che domani vi arrivi la tassa dei rifiuti e iniziate a dire le parole al sindaco Torrente o ai consiglieri comunali, perché saranno loro a poi a condividere o non la tassa del rifiuto, o aumentarla o riabbassarla. Noi faremo una rivisitazione del bilancio dove andiamo a eliminare tutti gli sprechi, ne sentiamo parlare sempre in TV, ma noi dobbiamo eliminare tutti gli sprechi che ha fatto fino ad oggi la politica locale. Qui si fanno solo chiacchiere, ma alla fine noi abbiamo un costo di uno staff di questo sindaco che costa 1 milione di euro. Noi questo 1 milione di euro lo leveremo dallo staff e lo distribuiremo ai cittadini mazzaresi nella riduzione delle tasse, nell'andare ad azzerare il suolo pubblico per le attività commerciali, e ridurremo anche l'IMU alle attività commerciali, a tutte le aziende, perché per trovare la possibilità occupazionale i nostri giovani, le nostre donne, le nostre famiglie, non dobbiamo fare altro che iniziare a sostenere le aziende. Io non voglio continuare perché vi invito tutti, e finisco, vi invito tutti domenica sera al Piazza Mogarta alle 19, che noi faremo un comizio dove andremo a spiegare in linea di massima il nostro programma elettorale e il nostro progetto politico. Oggi l'unica cosa che voglio dire, credo che ora parleranno anche, un saluto ai nostri assessori, voglio che Ciccio, io sono emozionato, vedo tutta questa bella gente che non sono qui per me, sono per te, tutti questi giovani, donne, uomini sono venuti per te, ad ascoltare te. Sicuramente io mi sono un po' dilungato, ma mi serve questo essere un po' dilungato, perché sto facendo le prove per domenica fare questo comizio. Perciò io ringrazio tanto voi e ringrazio Ciccio Foggia, ringrazio Randazzo, e un in bocca al lupo a tutti noi, sperando che questi 15 giorni saranno proficui e lui possa essere il primo eletto a Mazara. Vito Torrente è stato, mi sembra, abbastanza chiaro, ha detto al termine del suo intervento che ci teniamo e vi vogliamo tanti, tantissimi come siete qui presenti stasera a Piazza Mogarta domenica prossima alle 19, perché daremo la vera cartina tornasole dell'entusiasmo che ci circonda a chi forse continua a dire con arroganza e prepotenza, ma mi rivolgo a più candidati, non pensiate che è sempre solo uno ad essere nel mirino,
che da questa parte ci stanno dilettanti. Ma di che dilettantismo parlano questi signori? Qua c'è gente che ha professionalità da vendere e c'è soprattutto alle spalle di questa gente la magnifica gente di questa città. E allora ci prepariamo a dare la parola al padrone di casa. Io devo complimentarmi con tutta sincerità, caro Ciccio, che non è facile in tantissimi anni di campagne elettorali che ho fatto da giornalista assistere a un'inaugurazione, a una sezione con tanta gente così variegata. Questo è sinonimo del tuo grande impegno, come dicevo all'inizio, nelle vesti di consigliere comunale. Questo è sinonimo delle lotte che hai fatto per il tuo quartiere, via Potenza. E non a caso poc'anzi un amico comune, Michele Sossio, mi faceva notare che tu hai lottato, e lui ha dichiarato queste cose al giornale Sicilia, per far riportare l'acqua quotidianamente in via Potenza dopo 10 anni di assoluto silenzio. Questa era una grande vergogna. Bravo Ciccio, vieni, vieni Ciccio. Poi c'è anche Maria Randazzo che tu presenterai, però è giusto, come diceva il nostro sindaco, dare il microfono per un saluto a voi tutti da parte dei nostri 3 assessori designati, 3 donne che già lottano fin dal momento in cui hanno sposato il progetto Torrente, vale a dire prima di essere designate, perché la nostra forza, cari cittadini mazzaresi, non è quella di rincorrere la poltrona o di avere incarichi, la nostra forza è quella di appoggiare un sindaco popolare che vada a scardinare quelle che sono state finora le regole della politica di questa città. Noi vogliamo un sindaco che con noi, gomito a gomito, possa lottare quotidianamente per i mazzaresi, che sono i nostri unici e veri fratelli e chiaramente sorelle. Anna Certa, no, un saluto breve, giusto, perché molti già ti hanno visto, ma ti conoscono per i tuoi trascorsi politici anche in TV, però mi sembra corretto da parte nostra cederti il microfono brevemente, sia a te che a Giulia Ferro, la nostra giovanissima. Fate un applauso ai giovani, anche questo è un bel segnale, e alla neofita nostra avvocatessa Giusy Bocina. A te Anna. Grazie. Poco fa Vito diceva che stasera ho un'emozione particolare. Anche questa emozione l'ha trasmessa anche a me, sinceramente, perché effettivamente vedo tanta gente e non la vedo così all'apparenza, la guardo negli occhi. Il bello di una campagna elettorale è guardare negli occhi la gente, dargli la mano, entrare nelle loro case e sentire quello che desiderano, quello di cui hanno bisogno, quello che vogliono per la loro città, per la loro famiglia, per i loro figli, per i loro nipoti. Ed è bello questo in una campagna elettorale. Io ho fatto diverse campagne elettorali, è da 50 anni che vivo nelle campagne elettorali, non perché ho 70 anni, per carità, ma perché ci sono nata nella politica e me la sento dentro. Ma vi dico che questa campagna elettorale mi sta dando un'emozione particolare, non perché Vito Torrente mi ha fortemente voluto nel suo staff assessoriale, ma perché incontrando la gente come voi e uno di noi come Vito Torrente in mezzo alla gente come voi e come noi, vedo questo trasporto, questa emozione, questo sentire veramente questa campagna elettorale, questo desiderio di cambiamento per la nostra città. Questa è la grande emozione di questa campagna elettorale. È una campagna elettorale pura, genuina, libera. Infatti Vito nel suo slogan dice un forte perché libero. Noi siamo tutte persone libere, nessuno di noi chiede qualcosa, nessuno di noi ha bisogno di qualcosa nell'imminente. Tutti insieme abbiamo bisogno di una città libera, libera da ogni vincolo, libera da quei politici che fino ad oggi ci hanno deluso, perché ci hanno fatto tante promesse, ma mai niente hanno dato a questa bellissima città. Questo è l'amore che ho io per questa città. Ho appena risposto al punto interrogativo che pone Ciccio Foggia nel suo slogan. Io amo Mazara, e tu? Questo è il mio amore per questa città. Io potrei benissimo starmene a casa, coccolare i miei nipoti, io sono nonna di 4 nipoti.
e potrei vivere la gioia nei loro occhi. E è bellissimo essere mamme e nonne, ma oggi io ci metto la faccia, ci metto la mia forza e ci metto il mio coraggio, perché Vito ci dà, ci trasmette, Vito Torrente, questa forza e questo coraggio di volere una volta per sempre, una volta per tutte, cambiare le cose. E noi oggi abbiamo bisogno di voi, perché da soli noi non possiamo cambiare le cose, siete voi che le cambierete insieme a noi, non soltanto, come dice Vito, perché apriremo un portone e quel portone del palazzo comunale sarà sempre aperto, aperto ad accogliere tutte le vostre istanze, tutti i vostri bisogni. E concludo, scusatemi, mi sono fatta la nomina che parlo troppo, ma quando, come si è detto prima, si vede così tanta bella gente, ti viene la voglia di trasmettere a quella gente quello che tu senti veramente, e così come voi col vostro sguardo entusiasta me lo state trasmettendo, mi date la voglia di aprire il mio cuore a voi. E ripeto e concludo, questo entusiasmo, questa voglia di avere un contatto diretto con la gente, aprire una porta, aprire a tutti voi, è il nostro pensiero. Ma non saremo noi soli quelli che dobbiamo aprire questa porta l'aprirete tutti voi, perché voi quando domani andrete nelle strade, nelle piazze, incontrerete i vostri amici, i vostri parenti, dovete trasmettere quello che noi stasera stiamo trasmettendo a voi, chiedendo il voto per Vito Torrente sindaco. E ho vicino a me due giovani, Ciccio Foggia con la sua esperienza, anche io a distanza ho seguito le sue battaglie, è una giovane che ha voglia di farsi conoscere e anche lei ci mette la faccia e ci mette questo coraggio, perché vedete che per noi donne la politica è dura, è più difficile rispetto agli uomini, siamo soggette alle critiche le più impensabili. E dico, votate per questi giovani, votate per il loro coraggio e votate per Vito Torrente sindaco. Grazie. Grazie Anna Certa. Allora, dicevo velocemente, perché mi sembra giusto dare spazio a Ciccio Foggia e alla candidata che si è alleata con lui in questa campagna elettorale, Maria Randazzo. Giulia Ferro, la nostra giovane, com'è? Stai lottando? Mi dicono che stai andando forte, giri per tutta la città, per tutti i quartieri. E facciamo un altro applauso ai giovani. Ma vi rendete conto che Giulia è stata scelta proprio per tutelare voi giovani, per garantire un futuro migliore a questa città? A te il microfono, Giulia. Grazie, innanzitutto siete davvero tanti e quindi questo, insomma, ritengo sia un merito tuo. Ciccio Foggia, Francesco detto Ciccio, insomma, è stata una persona, un consigliere comunale che a mio avviso non ha scaldato la sedia, cioè tu hai portato avanti tantissime battaglie per questo quartiere dal quale provieni e anche per Borgata Costiera, di te si dice un gran bene, quindi insomma io sono sempre breve e concisa, però mi auguro che questi consensi vengano riconfermati, perché lui se lo merita, perché ha fatto tanto, e quindi insomma un grande in bocca al lupo e complimenti. Grazie Giulia. Giusy Bocina, a te il microfono per un altro tuo saluto. Tu sei abituato ormai ai saluti dinanzi alle inaugurazioni dei vari comitati. È sempre comunque un'emozione, anche perché non sono... Intanto buonasera a tutti, scusate. È sempre un'emozione perché io provengo da un altro mondo che non è quello politico, quindi non sono assolutamente abituata a tribune di questo genere. Però questo è un progetto nel quale ho creduto dal momento in cui Vito me l'ha rappresentato, perché lui è veramente un leader, è una persona che sto imparando a stimare giorno dopo giorno. Stare vicino a lui mi sta dando tanto, mi dispiace dovere combattere ogni giorno contro persone che danno giudizi su questa persona senza assolutamente conoscerla. È facile giudicare le persone semplicemente per il sentito dire, sarebbe giusto
giusto è semplicemente esprimersi quando si ha conoscenza, quando si è in presenza di fatti. Io sono abituata alle prove, sono abituata ai giudizi e non mi pare che in questo caso, tranne infangare la persona, si stia tentando di fare altro. Vito è una persona in cui, alla quale bisogna assolutamente credere. Innanzitutto ha portato un progetto innovativo, siamo tre donne designate assessori. Io non ricordo, mi pare che mi hanno detto anche storicamente, che a Mazara del Vallo si sia mai verificato qualcosa del genere. Qui dentro siete molte donne, forse anche la maggioranza. Noi siamo, diciamoci, noi siamo il sesso forte, noi dobbiamo votare con la nostra testa. Se noi tre ci crediamo, credeteci pure voi. Adesso mi pare che Francesco, il fatto che abbia fatto anche una scelta così forte di essersi unito a noi, a questo progetto, è la prova provata che è effettivamente qualcosa di innovativo e di diverso, qualcosa di reale, di realizzabile per la nostra città. Come ha detto poco fa l'assessore Certa, designato, noi potremmo fare altro. Io nella vita faccio l'avvocato, altrettanto fa la dottoressa Ferro, così come la dottoressa Certa, però questo è qualcosa in cui noi ci crediamo e la prima cosa che ci siamo dette quando ci siamo viste è: dobbiamo essere uniti. Noi oggi questo slogan lo dico anche a voi, così come l'ho detto a loro: dobbiamo essere uniti per questa nostra città. Lui ci ha creduto, credeteci pure a tutti voi. Buonasera. Grazie Giusi, al nostro designato assessore. È bello, comunque ha superato, caro sindaco, l'impatto iniziale. Giusi Bocina, che era molto emozionata qualche mese fa nella nostra inaugurale convention al Rivoli, dove era strapieno in ogni ordine di posti. Ecco perché sono convinto, convintissimo, che domenica pomeriggio alle 19 Piazza Mocarta sarà strapiena di gente che ha voluto sposare il progetto Torrente Sindaco, ha capito che noi possiamo essere la vera forza e unica da abbattere in questa campagna elettorale. Ed ecco perché voglio rispondere brevemente a Giusi Bocina: continua ad attaccarci, a dire corbellerie, perché chi viene attaccato ricorda di essere sempre più forte. Quando tu ignori gli avversari vuol dire che contano poco. Noi in questa campagna elettorale contiamo, lo stiamo dimostrando, ma soprattutto grazie a voi. Allora vi dico, prima di cedere il microfono al padrone di casa, che vorrà fare sicuramente una breve presentazione anche per la candidata Maria Randazzo in tandem con lui per la nuova legge elettorale, vi dico, dopo questa chiassosa, bella serata inaugurale della sezione di Ciccio Foggia, vi dico, anche se accalorati perché fa caldo, vi ringrazio perché siete stati tantissimi, però ci tengo a sottolineare una cosa: il 25 maggio andate a votare con la mente serena. Essere in democrazia significa non condizionare proprio nessuno. Tenetevi la vostra serenità mentale, che sappiamo noi qual è, perché sennò non sareste qui stasera. Voterete con vostra scelta libera Vito Torrente, ma voterete sicuramente, tornandovene a casa, con il grande cuore di tutti noi mazzaresi, come il grande cuore di Ciccio Foggia. Innanzitutto buonasera a tutti. Certo, dopo aver ascoltato il nostro sindaco, perché per me è già sindaco, dopo aver ascoltato i tre assessori e il grande Franco Scaturro, che io voto qua stasera, perché so che anche lui è un valore aggiunto di questa squadra. Io, prima di portare avanti i miei concetti, volevo semplicemente spiegare perché mi sono comunque affiancato a Maria Randazzo. Maria Randazzo nasce, diciamo, in un'intesa che ho avuto in consiglio comunale col consigliere Gabriele. Il consigliere Gabriele mi aveva detto che comunque lui non era più interessato a candidarsi, però non voleva comunque disperdere questo consenso. Ho detto: perché no? Perché non ci uniamo, visto e considerato
che sua moglie è una persona che ha lavorato molto sul volontariato e molto sul sociale. Perché no, visto e considerato che anche è una mamma di famiglia e sa comunque le problematiche, diciamo, che esistono dentro le famiglie. A questo punto semplicemente io volevo solamente passare il microfono a Maria, che veramente invito a tutti di fare un grande applauso, perché è la prima volta che comunque si espone con un pubblico, una potenza del genere. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Vi volevo ringraziare perché ho sposato questo progetto con Ciccio Foggia e il sindaco di Vito Torrente, perché credo in loro e mi sono candidata grazie a mio marito Filippo Gabriele, perché crede in me come crede Vito e Ciccio. Quindi, se dobbiamo dare una svolta alla città di Mazara, spero che questa sera abbiamo dato l'opportunità di quello che hanno detto di fare qualcosa. Scusate, e spero di trovarvi il 25 all'elezione e votare Torrente, Foggia e Randazzo. Grazie a tutti. E allora, vedete, ho deciso di iniziare proprio da questo luogo perché ho un motivo, c'è un motivo. Io 5 anni fa sono iniziato da qui, dalla via Potenza, la mia candidatura, e stasera da qui voglio ricominciare. Mi ricordo il mio primo comizio nel mio comitato elettorale, ero abbastanza emozionato. Devo dire, questa sera sono altrettanto emozionato. Questo perché non è facile parlare, diciamo, con i cittadini mazzaresi. Sono stato un battagliero in consiglio comunale, me lo riconoscono tutti, ma questo perché comunque provengo, diciamo, da una famiglia umile che ha avuto anche dei disagi, e devo ringraziare mia madre se oggi sono proprio qui presente ed essere comunque arricchimi di queste grandi amicizie, perché vi posso garantire che la politica non l'ho fatta per mestiere o per arricchirmi. Lo dicevo ieri sera ad alcuni amici a casa: la politica l'ho fatta per arricchirmi di amicizie, e se questa sera voi siete qui, questo è grazie al mio modo di fare politica. Vedete, in questi giorni se ne dicono di cotte e di crude. Io quello che ho detto 5 anni fa l'ho fatto, ma l'ho fatto con la massima umiltà e non l'ho sbandierato a 420. Però ci sono le cronache che ne parlano, ci sono i fatti che ne parlano, le cose che ho proposto sono state fatte. Mi ero prefissato come obiettivo di cercare di dare dignità a questo quartiere o agli altri quartieri della nostra città, e questo ho fatto. Quando si parla di acqua si parla di dignità. Io semplicemente devo dire due cose: io devo ringraziare chi mi ha dato questa opportunità. Ma questa opportunità è stata data perché sottoscritto ci ha lavorato, perché sottoscritto si è impegnato, perché in 30 anni che ho vissuto qui in questo quartiere vi posso garantire che i problemi c'erano e sono rimasti sempre e comunque, e in questi 5 anni questi problemi in parte sono stati risolti, e qualche merito ce l'avrò, qualche merito ce l'avrò. Ne hai più di uno, merito, Ciccio, è la verità. Unico consigliere comunale che si è interessato per la via Potenza è stato solo lui in 5 anni, e ci ha dimostrato l'acqua, perché sono scritto sul giornale anche io. Grazie a lui abbiamo avuto l'acqua tutti i giorni, oggi come oggi. La decimatura, la pulizia delle strade, le fognature, le disinfettazioni e tutto. E gli dobbiamo dare il merito e di non sbagliare a votare. E scusatemi se non ho salutato per prima. Vedete, questo significa risveglio di coscienza. Questa era gente abbandonata dalla politica del passato, adesso si ribella, e questo è quello che comunque volevo comunicare alla città. Qui vivono cittadini mazzaresi, anche se la politica del passato non li ha trattati come tale. Ecco, questi sono i cittadini di via Potenza, io li amo, voi mi amate, io non lo so, adesso spetta a voi dimostrare tutto il mio valore. Detto questo,
naturalmente devo fare tesoro su alcune dichiarazioni fatte in questi giorni. Noto che la politica sta girando per le vie della città a chiedere di cosa hanno bisogno, quali sono le problematiche. Io dico, questi candidati sindaci o questi consiglieri comunali che rappresentano questi candidati sindaci, in questi 5 anni dove sono stato? Cosa hanno fatto? Che vi bussano le porte per chiedere il consenso? Allora io vi dico, ricevetele, perché in democrazia il dialogo è aperto a tutti. Apriteci le porte, offriteci anche il caffè, ma sapete cosa dovete fare? Perché questi non devono essere abituati così a venire, a essere a saccheggiarvi di voti e poi fare i loro porci comodi. Io questo non l'ho fatto. Io quando parlo, si vede, parlo con il cuore. Non mi scrivo mai niente, parlo a braccio, quello che mi sento dico. Non sono una persona artefatta, non sono un illusionista e non sono neanche un grande artista, però sono un umile cittadino che sono cresciuto in questo quartiere e so il bisogno della gente, ma so anche il bisogno di tutti gli altri quartieri. Questa sera, Vito, siamo qui in via Potenza. Non è solo questa sede che io aprirò, ci sarà un altro comitato che si aprirà a Borgata Costiera, perché anche Borgata Costiera è parte de grande del mio progetto politico e quindi responsabilizzo te ad attenzionare quei quartieri come già hai fatto nel passato. Io per questo, diciamo, ho appoggiato il progetto di Torrente. Come studenti ci siamo capiti subito, è stata una questione proprio di pelle, una questione epidermica. Mi ha detto Francesco Foggia, ho bisogno di te, perché ho bisogno di una persona come te che si impegna per i quartieri, perché i consiglieri comunali si devono impegnare per i quartieri. Qui a Mazara mancava la figura del consigliere di quartiere, forse l'ha ritrovata in Francesco Foggia, non lo so, ma una cosa è certa, io mi batterò sempre per queste frazioni, per queste borgate, per Mazara 2, per Via Potenza, per il villaggio pescatore, che più ne ha più ne metta. Io dico semplicemente, ho ascoltato alcuni candidati dove hanno etichettato gli avversari politici dicendo la cittadinanza di Mazara del Vallo. Noi non possiamo consegnare le chiavi ai nani della politica. Vedo, questo ci deve fare riflettere, perché non è offensivo verso noi che siamo candidati, è offensivo verso voi che ci votate, perché sono convinti che voi siete nani della politica e questo invece non lo è. Io dico semplicemente che i giganti della politica non è che abbiano fatto così tanto per i nani della politica. I giganti della politica hanno fatto solo l'interesse personale, me ne assumo tutte le responsabilità. Perché guardate che a Mazara ascoltavo sempre qualche altro candidato che diceva, io sogno che i nostri mazzaresi, i nostri concittadini che sono fuori, tornano a Mazara e ammirano le ceramiche e ammirano il centro storico. Ma se questi nostri concittadini mazzaresi si trovano al nord Italia, un motivo c'è. Un motivo c'è e ci sarà. E sicuramente non è il problema delle ceramiche, il problema è quello del lavoro, che a Mazara manca. E quando parlo di lavoro, guardate, io non ho mai regalato posti di lavoro, e tantomeno il candidato sindaco Vito Torrente, però Vito Torrente sta dando a tante famiglie mazzarese l'opportunità comunque di sfamare le famiglie. E gli altri sindaci a Mazara cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto per meritarsi tutto questo consenso o tutta questa fiducia? Il sottoscritto non ha dato posti di lavoro, però vi posso garantire, e sono le cronache che ne parlano, che sono io il promotore di cantiere e scuola a Mazara del Vallo, dopo 14 anni. Sono io il promotore per quanto riguarda quelle figure che mancano a Mazara di ausiliare il traffico della sosta. Questo deve fare la politica, deve dare opportunità di lavoro, ma non deve regalare lavoro. Vedete, sarò pure a volte molto irruente, però sono abituato a non parlare mai dei miei avversari politici e non ne sto parlando, questo è il mio costume, metto il mio cuore e metto la mia passione, ma una cosa è certa, nessuno mai mi zitterà. Qualcuno dice Francesco Foggia è stato un traditore, una cosa è certa, non ho tradito la mia città, non ho tradito tutti i cittadini mazzaresi.
Sono stato sempre dalla parte dei cittadini ed è quello che voglio continuare a fare. Con la massima umiltà ma il massimo impegno. La politica non è un mestiere, è un servizio. E io questo ho fatto. Io vi dico semplicemente una cosa e parlo con tutti voi. Chi mi conosce sa, ho mantenuto sempre il mio telefono acceso H24. Ho sempre risposto a tutti e quando non l'ho potuto fare vi posso garantire che ho richiamato io. Ho cercato di risolvere quasi tutti i problemi, in parte ci sono riuscito, in parte no, però il mio impegno non è mancato, ve lo posso assicurare. Io non so come siete stati abituati della politica del passato, io non so se il consigliere comunale X o Y rispondevano al telefono, ma io vi posso garantire che ho fatto politica attiva tutti e 5 anni, non gli ultimi 3 mesi come fanno alcune persone che amministrano questa città, non gli ultimi 3 mesi come fanno alcuni consiglieri comunali di questa città. Quindi io ho fatto campagna elettorale tutti e 5 anni. Adesso si chiedono perché devono votare Foggia, io mi chiedo perché devono votare voi, che è diversa la cosa. Io dico semplicemente di avere fiducia al sottoscritto, di avere fiducia a Maria Randazzo, che è una persona che io ho voluto fortemente nella lista Insieme Si Può, una lista dove c'è il Presidente del Consiglio Comunale, dove c'è il consigliere uscente Giovanni Acono, certo una lista complicata, ma io non ho paura perché ho voi, naturalmente saremo noi a decidere il futuro di Francesco Foggia, io sicuramente convinto nel vostro voto, ma convinto nella vostra fiducia, che è quella che io vi ho dato in questi 5 anni. Detto questo, devo dire alcune cose, e questo consiglio comunale è stato etichettato come immaturo, irresponsabile. Questo io non lo accetto e lo rimando al mittente, perché il sottoscritto ha sempre preso a cuore le problematiche della mia collettività, che è la collettività del sindaco che ci rappresenta. Il sottoscritto, quando il sindaco ha avuto bisogno, c'è stato sempre. Forse quando Francesco ha avuto bisogno, il sindaco magari non ha risposto, diciamo, alle stanze che ha proposto Francesco Foggia, oppure l'ha fatto in parte. Secondo me un pochettino nell'ultimo periodo ci ha sottovalutati, ma non ha sottovalutato il sottoscritto, ha sottovalutato tutto l'elettorato che è qui presente, quindi ha sottovalutato voi, perché è convinto che siamo poco intelligenti. Io vi posso garantire che qui in mezzo a questa gente ci sono intelligenze che vanno al di là delle sue aspettative, perché non sappiamo illudere le persone, perché siamo uomini concreti, reali e leali. Vedete, questo consigliere comunale, come altri consiglieri comunali, come il consigliere Gabriele, è stato sempre costruttivo e produttivo per questa amministrazione comunale. Se voi andate a vedere, perché quello che deve notare un cittadino mazzarese non sono sempre gli ultimi 3 mesi, come si muove un consigliere comunale dentro il consiglio comunale, se approva i bilanci, se boccia i bilanci, se fa proposte concrete, interrogazioni concrete che comunque arrivano a compimento, se prendono comunque a cuore le istanze dei cittadini, perché vi posso garantire, anche se il consigliere comunale Filippo Gabriele non è comunque una persona loquace che parla molto in consiglio, è stato sempre una persona responsabile nel momento in cui si doveva dare il voto, e questo lo testimonio io. Vi posso garantire che l'ultimo consiglio comunale sono stato io a chiamare Gabriele, e grazie al voto di Gabriele l'amministrazione comunale ha avuto comunque approvato il bilancio comunale. Quindi il sottoscritto o i sottoscritti hanno dato questo grande strumento all'amministrazione comunale, ma non l'abbiamo fatto solo adesso, l'abbiamo fatto tutti i 4 anni. Certo, il consiglio comunale nel primo anno l'ha bocciato il bilancio, ma se andate a vedere il voto di Francesco Foggia è stato un voto
comunque sicuramente quello di approvare il bilancio, ma l'ho fatto sempre nell'interesse della collettività, ed eventualmente dovete abbocciare quei consiglieri comunali, non i sottoscritti qui presenti che hanno approcciato il bilancio e hanno dato la possibilità al sindaco di fare politica. Il sindaco si deve assumere le sue responsabilità. Il sindaco non può dire che è colpa del consiglio comunale se alcune opere non sono state fatte, perché lo dimostrano i fatti degli ultimi due mesi, dell'ultimo mese, che quando vuole le cose le sa fare, anche se secondo me esistono pure delle priorità, esistono delle necessità. Io non sono contrario all'asfalto rosso, attenzione, si doveva fare, però prima esistono delle priorità. Io è un anno che chiedo di illuminare Contrada Bianca a Gian Greco, dove è morto un nostro concittadino, eppure lui ha sorvolato questo impegno e ha fatto l'asfalto rosso per un motivo semplice: perché illude la mente dei nostri concittadini, perché è un illusionista. Io non lo sono un illusionista, e l'ho detto poco fa, mi sono occupato di questi quartieri con la rete idrica, con la potatura, la discerbatura, la disinfestazione del quartiere, della pulizia delle caditoie, la bonifica della pineta, la riapertura del parco giochi che Vito Torrente ha fatto. Non ho la bacchetta magica, ma sono un semplice consigliere comunale. Ma è questo che voglio dal prossimo consiglio comunale. Voglio una collaborazione in maniera sinergica con il sindaco, perché il sindaco ha detto poco fa: apriremo le porte a tutti i nostri concittadini. Io vi posso garantire che quando andavo al palazzo dovevo prendere l'appuntamento per parlare con il sindaco, e questo non va bene. Adesso voglio parlare più che altro del candidato sindaco. Vito mi ha chiesto: Ciccio, ho bisogno di te. Ebbene, io sono qua, ci ho pensato non appena 30 secondi, perché l'ho visto nei suoi occhi, l'ho fatto nel mio comunicato stampa, i suoi occhi mi hanno ispirato, ho visto che nei suoi occhi c'era l'amore per la città, e il mio slogan è così: io la amo, e tu? E a tal proposito vi posso dire che mi ha reso partecipe, quando lo diceva lui magari qualcuno ci poteva credere oppure no, io vi posso confermare, mi ha reso partecipe sul suo programma elettorale, che è il nostro programma elettorale, è il nostro programma elettorale, non è solo il programma elettorale del sindaco, perché l'abbiamo deciso noi. Ho detto: caro Vito, siamo in un periodo di crisi, lo chiamo Vito perché me lo posso permettere, non lo chiamo parlamentare neanche deputato, magari lo chiamerò in chiave futura, non lo so, ma intanto lo chiamo sindaco e Vito, perché Vito è pure per tutti voi, perché è una persona a portata di mano, come lo sono io. Qua non c'è gente che si è mutata la testa, qua c'è gente umile che scende in mezzo a voi, in mezzo al popolo, gente pronta ad ascoltarci e a cercare di risolvere tutte le problematiche che comunque ci circondano. Vi posso dire che gli ho chiesto di fare le nuove case popolari, lui l'ha messo nel suo programma elettorale, gli ho detto comunque di attenzionare molto il mondo del sociale, di aumentare i contributi per la gente bisognosa, come c'è anche un articolo sul giornale, mi ha detto: sì Francesco, lo facciamo, troviamo le soluzioni ci sono, perché se l'ho trovato io da consigliere comunale, pensa lui da sindaco, io sono lì a vigilare, io sono un organo di controllo, sono un organo propositivo, naturalmente ci deve essere comunque la sinergia tra l'organo di controllo e propositivo con l'organo comunque amministrativo, che comunque ha il potere decisionale, perché poi alla fine saranno gli assessori a decidere quello che si deve fare, ma io sicuramente sarò lì a battagliare come ho battagliato questi 5 anni. Altre cose che lui mi ha fatto mettere nel programma elettorale: la notte rosa, qui parliamo di quota rosa, forse è il primo sindaco, come hanno detto loro, che comunque ha già dato 3 deleghe, ha dato 3 nomine a 3 assessori donne. Ecco, parlo con voi donne, 5 anni fa abbiamo avuto l'opportunità di avere una donna sindaco che io ringrazio fortemente, che si chiama la dottoressa Vennuccia Di Giovanni, che era dentro anche a questo progetto. Ora io dico e vi posso garantire che sono stato orgoglioso di conoscere una mamma di famiglia come la dottoressa Vennuccia Di Giovanni, perché in questi 5 anni ho veramente stretto un'amicizia veramente che va al di là di ogni aspettativa. È una persona umana come noi, è una persona leale ed è una persona che comunque sta appoggiando anche questo progetto, ma lo sta facendo perché ama la nostra città, perché vede comunque donne qui presenti valide. Io dico semplicemente che la notte rosa non è altro che una notte dedicata alle donne della città di Mazara del Vallo, ma anche della provincia. Sono manifestazioni che comunque
portano un indotto non indifferente alla nostra città. Io vi dico semplicemente, andate a cliccare su Facebook, sui computer, andate a vedere di cosa sto parlando. È 3 anni che comunque questo atto di indirizzo è in consiglio comunale, ma il sindaco l'ha emarginato, non ha tenuto in considerazione. Questo mi dispiace, perché io ci ho lavorato in quanto presidente della commissione, perché io sono convinto che le donne sono la colonna portante della città di Mazara del Vallo. Io sono convinto che le donne rappresentano la grande forza della città di Mazara del Vallo. È proprio lì che noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo crescere. Io sono stato quel consigliere comunale che ha proposto al sindaco 2 assessori donne, delle due non ha accettato neanche uno. Questo è quello che mi dispiace. Non è detto che gli assessori devono essere tutti uomini. Anzi, Vito, io ti propongo di veramente di prendere qualche altra donna come assessore, che sia da esempio per la città di Mazara del Vallo. Io avevo chiesto 2 persone di fondamentale importanza, ma lui, non li cito perché non è giusto mettere in difficoltà, ma lui, diciamo che ha sorvolato perché forse aveva di meglio. Io non lo so di questi assessori chi è il meglio. Io vi posso dire che gli assessori veramente che aveva questa amministrazione, diciamo che hanno dato quel valore aggiunto, se ne sono andati via, e questo ci deve fare riflettere. E qualcuno lo troviamo pure candidato, qualcuno lo troviamo magari dietro le quinte, però questo, se non appoggiano più il progetto di questa amministrazione, un problema c'è. Vuol dire che non ha dato spazio a questi assessori, vuol dire che non ha dato tanto, non ha dato modo a questi assessori comunque di governare questa città, vuol dire che ha fatto la politica personalistica. Vito non è questo, Vito è una persona che ci si può parlare. Un'altra cosa che comunque ho proposto a Vito è quella di sistemare qui dietro la via Potenza, tutte le aiuole. Mi ha detto: va bene Francesco, lo facciamo subito, ci adoperiamo subito. Di fare campo di calcetto nel sintetica Borgata Costiera, e l'abbiamo messo anche nel programma elettorale. Di fare campo bocce che a Mazara del Vallo manca, non le piscine che comunque tutti sognano, le cose normali a portata di mano. Un'altra cosa di fondamentale importanza che ne parlerò poi sabato a Costiera, nella prossima inaugurazione, sarà la rete fognaria a Borgata Costiera. Io a Costiera, qualcuno dice, sono entrato nella storia. Io non voglio entrare nella storia, perché l'acqua era un diritto, l'acqua era un bisogno primario che qualcuno forse si era dimenticato a casa. Io l'ho portata anche a Borgata Costiera, come l'ho portata pure in via Potenza. Detto questo, il caro Vito Torrente, che io chiamo sul palco perché lo voglio qui vicino a me, perché io sono parte integrante del suo progetto, dico semplicemente, caro Vito, ad avere Foggia sicuramente per te non so se sarà un problema, però una cosa è certa: vigilerò. Io sono candidato al consiglio comunale, ma con molta umiltà, questo non significa che io devo fare obbligatoriamente il consigliere comunale. Questo dipende da tutti noi. Io ho detto che la città di Mazara del Vallo la amo, ma io amo i colori giallo-blu, che sono quelli che rappresentano la città di Mazara del Vallo, e io spero che voi il 25 maggio non sbagliate a votare. Bisogna mettere la X sul nome Vito Torrente, che è la prima cosa che si fa. Poi sulla lista insieme, non sulla lista, a fianco la lista insieme si può. Occhio, perché c'è un'altra lista, diciamo, che fa parte della nostra coalizione, che si chiama Insieme per Mazara, che Foggia Francesco non c'entra niente. Poi è un'altra lista che comunque appoggia e il sindaco va rispettata. Il nome Foggia e il nome Randazzo va scritto proprio a fianco la lista Insieme si può, dove ci sono le mani giallo-blu, dove c'è il cuore giallo-blu, che è il cuore che io amo. Grazie e buonasera a tutti. Magnifica gente, magnifica gente.
magnifica gente, magnifica gente, magnifica gente.